Ore 10:46, con mezz'ora di ritardo la prima auto storica ha varcato il confine della più antica repubblica del mondo. Una ad una le mitiche signore iniziano a scalare le strade della Repubblica. Sono belle, fiammanti, intraprendenti, insomma nascondono bene il lifting e danno la paga alle moderne vetture che assistono quasi impotenti al prepotente sorpasso. L'arrivo in Piazza della Libertà è uno spettacolo di sole, gente, ammirazione. Tutto è così antico e così moderno. La sfilata davanti ai capitani reggenti e alle autorità è una dimostrazione di rispetto ed eleganza. Per alcuni la sosta è più lunga. San Marino è troppo bello, vale la pena. Poi questa accoglienza qui, mi sembra di essere in Campidoglio qua. Come per Giuliano Canè, vincitore di alcune edizioni della Freccia Rossa. Poi il presidente della Fiat Auto. Salutano John Helpman, presidente Fiat Auto. Presidente, era mai stato a San Marino? Prima volta, è una bellissima, bellissima accoglienza, molto, molto felice di essere qua ed è, devo dire, una repubblica sconosciuta a me, ma piena di fascino. Senta, è la prima esperienza nella Mille Miglia? Prima esperienza. San Marino ormai vive in simbiosi con la mitica corsa. Uno non può più fare a meno dell'altra. Il segretario al turismo Fabio Berardi con in mano che cosa? La coppia fedele della Statua della Libertà, dove si mette il timbro per ogni macchina che dopo grande fatica risale la tappa di San Marino. Quando e a chi verrà consegnato? Verrà consegnato domenica in tarda mattinata alle premiazioni ufficiali. La prima tappa, ormai da 3 anni abbiamo consolidato questo rapporto con l'organizzazione della Mille Miglia e del resto tutti i piloti dicono che la tappa di San Marino fa la Mille Miglia e senza questa tappa non ci sarebbe la Mille Miglia.